Il tema friendzone, lo sai, mi è sempre stato caro, anche perché la maggior parte delle persone che mi contatta hanno avuto problemi per quanto riguarda il calo d'attrazione mentale o fisica. Quindi sono persone che sono state rimbalzate dalla ex, non perché erano persone orribili, inaffidabili, che lacunose in termini di impegno. Niente affatto, magari erano letteralmente troppo presenti, magari un po' noiosi. Lo so che ti può offendere la cosa. Ma noia che cosa significa? Significa non saper mettere sulla montagna russa emotiva quanto basta la persona con cui stai, che non significa essere una persona tossica, significa essere una persona challenging, ossia il fatto di non dargliela sempre vinta, farti vedere sempre come una sfida, farle capire che non t'ha mai conquistato fino in fondo. E questa cosa, come vedi, non c'entra niente con il non essere affidabile, perché sono proprio due costrutti diversi. Quindi oggi cerchiamo di parlare un attimino bene se è possibile riconquistare, nonostante l'amicizia o per mezzo dell'amicizia, quindi ripartendo da quel tipo di rapporto, e ti darò anche qualche consiglio per migliorare la tua attrattività. E adesso ti dico tutto, ma non prima ovviamente di essermi presentato, perché io sono Marco, sono un consulente relazionale laureato in psicologia che già da diversi anni si occupa di aiutare persone motivate e di successo che però stanno vivendo qualche intoppo nella vita sentimentale e che vorrebbero quindi un aiuto per riprendere in mano il proprio benessere a seguito del lutto da separazione o aumentare il più possibile, grazie alle giuste strategie, la possibilità di reinterfacciarsi con l'ex partner che ancora desiderano. E allora io mi dico, se sei davvero motivato ad investire su questo, vai in descrizione perché trovi i link a tutti i miei servizi. Ora ragazzi, partiamo dalla prima tra le fattispecie che mi vengono in mente. E la prima proprio, quella che mi balena subito, è quella in cui voi adesso stiate avendo un rapporto, ma è un rapporto puramente di confidenza, amicalità. Cosa te ne fai di questo rapporto? Giustamente tu dici, potrebbe essere il trampolino di lancio per ritornare assieme. Io ti dico, sei un povero illuso. La probabilità che questo accada è molto bassa perché una volta che la tua ex ti categorizza in una zona ben precisa, ti mette nella scatola dell'amicizia, è molto difficile che tu ti levi da lì. Che è il motivo per cui, a prescindere dalla strategia, devi comunque prima o poi mostrare una certa brillantezza. A stampo non amicale, a stampo attrattivo, fare capire che le tue intenzioni non sono quelle di una semplice amicizia, che non vuol dirle io tornerei con te, voglio riconquistarti, ma significa parlare di sessualità, farle capire appunto che sei uno squalo sazio, ossia io non sono bisognoso, non sono affamato di te, però sono un uomo di sani appetiti. La stessa cosa può riguardare anche le donne che ci stanno seguendo, ma è molto meno comune. Tipicamente un uomo è difficile che voglia solo amicizia. Se lui ha la possibilità, diciamo, di fare anche altro, lo farà. Quindi è un concetto molto più raro. Quindi, se speri di essere l'amico rispettoso che l'ascolta, che diventa il confidente, ok? Che non sessualizza per paura di non sembrare un porco, beh, innanzitutto è un problema. Uno, sei un troppo bravo ragazzo. Questa cosa va sistemata, il che non vuol dire che ti vogliamo trasformare in una merda d'uomo, ma essere una persona un po' più ruvida, un po' più poliedrica, che quindi possa essere più attraente, più sfidante, ok? Quindi può riguardare questa roba qua del nice guy, o può riguardare tue strane concezioni, tipo ho paura che lei si offenda, ho paura di rovinare questo rapporto. Ma cosa te ne fai di un rapporto di amicizia con la tua ex? Cioè, francamente, se poi tu mi dici Marco mi va bene così, chiudi pure il video, non hai bisogno dei miei consigli. Ma se questo rapporto ti sta stretto perché sei disposto a tollerarlo finché non succede qualcosa che lo migliori, beh, allora stai a sentire. Il nostro obiettivo in questo caso è quello di cercare di ripristinare progressivamente un po' di sessualità. E se lei rifiuta questa cosa, ovviamente noi dobbiamo controbattere dicendo: beh, improvvisamente non è che sono diventato un debosciato. Sono un uomo di sani appetiti. Ehi, tranquilla, non è che la mia intenzione è quella di metterti l'anello al dito. Semplicemente, dai, non sei diventata così brutta da non meritare le mie attenzioni sotto quell'altro profilo. Quindi, se sei in un rapporto dove sei solo confidente e nient'altro, devi cercare di alzare un po' la temperatura, reagire alle obiezioni, come ti ho detto, in modo sagace. Ah, naturalmente, ragazzi, questi sono esempietti da quattro spicci.
Le cose più grosse le trovi all'interno del videocorso o nei percorsi personalizzati che mettiamo a disposizione, quindi vai alla consulenza d'analisi se vuoi fare le cose davvero al meglio. Poi però se l'altra persona non accetta minimamente che tu possa fare questa cosa, che tu possa travalicare anche nell'aspetto sessuale, le cose che farà saranno due: o allontanarti o dirti guarda questa roba no, torniamo ad essere come prima, quindi solo puri amici. A quel punto dovrai essere tu a distaccarti, mi sembra ovvio. Infatti la strategia è questa: alziamo piano piano la temperatura facendo vedere che non siamo bisognosi, perché nel frattempo che voi siete amici tu le farai magari anche capire che hai altri intrallazzi, in modo tale che lei possa avvertire un antagonismo, una competizione e preselezionarti, ossia cavolo, però non mi aspettavo che avrebbe conosciuto già altre ragazze. Allora vuoi dirmi che io non sono più la sua principessa, che non sono più la ragazza più attraente per lui? Quindi il primo modo abbiamo detto, cerchiamo di alzare la temperatura e se va male distacco in no contact. Questo mi sembra ovvio e lampante. Un'altra strategia invece potrebbe riguardare il fatto di dire ok, io accetto l'amicizia con te, però ti tratto veramente come se fossi un amico maschio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire mai più complimenti, mai più darle attenzione a livello sessuale. Farle capire sostanzialmente che lei ha perso ogni potere femminile su di te. Tale cosa le farà avvertire una privazione, tale privazione la metterà in competizione di ricevere nuovamente la tua approvazione. Questo ovviamente in termini probabilistici. Cioè è un po' come se dicesse, ah, ma come? Ma non gli piaccio più? Adesso gliela faccio vedere io, la prossima volta mi vesto super sexy, così gli faccio cadere la mandibola. Si rinnesca quindi un gioco a livello proprio di sfida, dove lei vuole cacciarti, vuole predarti. Questa cosa riguarda molte donne, perché ricordati, è un qualcosa di controintuitivo, non se l'aspetta e non aspettandoselo va a impattare veramente forte sulle sue emozioni. Questa è la strategia cardine da poter utilizzare. Però lo svantaggio di questa strategia è quello che ovviamente non è facile da utilizzare, perché puoi essere anche diventato abbastanza zen, aver lavorato abbastanza su di te, ma avere comunque dei momenti di defiance dove il tuo impulso biologico ti spinge a fare il broccolone, a fare lo scemotto, a farti vedere insicuro, un po' teso, tutti i segnali che trasudano grande attrazione a livello fisico. Se tu mi dici che riesci a controllarla, sta cosa qua, benissimo. Naturalmente, ecco, questa strategia com'è che si può concludere? Con lei che o accetta perfettamente il rapporto e quindi ti ritrovi inchiodato in questa situazione, allora a quel punto, come ti ho detto prima, sarai tu a dire guarda, non mi sta più bene questo rapporto, penso che non abbia molto significato, preferirei che ognuno andasse per la sua strada. Oppure lei veramente fa quel cambio di passo per cui ti mostra degli indicatori di interesse che riaccendono la cosa e quindi voi potete tornare a frequentarvi in maniera molto più classica, cioè con tutti i crismi. Quindi ecco quale può essere una soluzione nel macro mondo dell'amicizia. Un'altra circostanza può riguardare il caso in cui tu abbia perso fiducia e impegno, ma che un po' di attrazione lei la nutra lo stesso. Come facciamo lì? Lì, in fase di ricontatto e riavvicinamento, potremmo essere magari molto più tranquilli, nel senso non abbiamo l'urgenza, la fretta di sessualizzare o quant'altro, perché sappiamo già che c'è attrazione, quindi possiamo vivercela più scialli. Ma ovviamente non possiamo avere semplicemente un rapporto solo di amicizia, perché se no l'altra persona che cosa pensa? Ecco, vedi, io e lui possiamo avere un rapporto a patto che non stiamo assieme, così sì che funzionano le cose. E l'ho sentita questa roba qua, per esempio, nei casi matrimoniali, cioè avviene la separazione, avviene la rottura, tu cominci a essere sintonico con lei, quindi ridi, scherzi, sei fantastico, e lei cosa pensa? Pensa che voi siate fatti per stare come amici e nulla più. Quindi è per questo che ti dico, puoi andare un pochino più morbido, ma attenzione, perché lei si potrebbe convincere che quella è la vera natura in cui il vostro rapporto è completo.